Buonissima questa, da che dobbiamo passare il turno? Vero, tra l'altro c'è subito la Champions dopo. Già, inoltre ottavi anche lì. Sì, questo calendario non brilla per fantasia. Attenzione, tiro e gol! E vai, 1-0! Su rigore, ma è sempre 1-0. Forza, facciamola anche su azione, passa! Arrivo e... ah, niente. Scarpone, lo sapevo. Ehi, ti ho sentito, vediamo cosa fai tu. Certo, adesso tiro e no! Ah, visto? Me l'avrai tirata tu. Io? Ma va, impossibile. Ecco, ti sei distratto e sbagliato. Cavoli, ora attaccano loro. Ma bloccali, bravo. Grazie. Ora passami. Sì, secondo voi? Tiro e gol! No, è su! Oh, sì, scusa. Cosa mi lanci che sono in fuorigioco? Ma se tu non andassi? Sei tu che mi ci mandi! No, io vorrei mandarti da un'altra parte, ma non posso per motivi di monetizzazione. Comunque è finita. Perfetto, ora tocca la Champions. Esatto, contro il Bayer Leverkusen. Bene, sono pronto, ma prima ragazzi non dimenticate di lasciare un bel like se vorreste altri video con CR7 dei poveri. E inoltre, se volete supportarmi, iscrivetevi al canale. È assolutamente gratis e io sono contento. E se vorreste supportarmi ancora di più, ricordate che qua sotto in descrizione c'è il link Amazon per il mio libro. Ok, hai finito? Sì, capo, possiamo iniziare. Attenzione che tirano. Ma quello è il Berna? Attenzione, parata. Cavoli, mi ero dimenticato che avessi lasciato il Toronto 2 puntate fa. Sì, dopo lo salutiamo, adesso tocca a noi. Ok, forza. Ma cosa fai? Che ne so, non sapevo cosa fare, ho fatto a caso. Ok, pallone per Bernardeschi, ma chiuso, bravo. Mi dispiace, Goat, non si passa. Forza, vai con il cross. Oh, cavoli, nulla. Aspetta, non è finita. Passala. Scusami, amico. Ma come? Vabbè, Mbappé tira e gol. Sì, gol. Mi perdoni? Assolutamente no. Ecco, a posto. Ottima chiusura, bravo. No problem. E ora mi faccio anche perdonare. Oh, buona, passamela. Arriva, bro. Palla buona, tiro di sinistro e gol. Sì, buona. Bello, ma no. Ecco, te pareva. Forza, passa, passa, passa. No, calmati, la facciamo girare per perdere tempo. Non dire stupidate. Ecco, l'hai persa. Ops, ma sì, amen. Buona, è finita. Visto? Bene, ora la Coppa di Francia. Forza, ci siamo. Sono i quarti, non si scherza più. Beh, non è che prima ci fossimo ammazzati dalle risate, eh. Attenzione, arrivano. Meno male, sei riuscito a chiudere. Sì, ma che paura. Lanciami. Non so come venga, ma proviamo. Vai. Bello. Dai, non sbagliare. Tiro e gol. Sì, mamma mia, ragazzi. Sembrava quello vero. Ok, occhio e presa. Uff, di nuovo. Passa. Arriva il pallonetto filtrante a Lavano. Infatti si vede. Scusa. Qui. Sì, un attimo. Poggio elegante la CR7. No. Si vede. Zitto. Mbappé, messo bene, vai. Lancia ancora. Non sbagliare, però. Gol. E vai. Meno male, se no sai che figura. Palla in mezzo, nada. Buona così. Dai. Tranquillo, adesso uso uno schema infallibile. Tiro e ma che roba è, dai. Scusa, nella mia testa era molto meglio. Attenzione ancora loro. No, dai, non prendiamo gol adesso. Cavoli, si è liberato. No, ti prego. Prova il tiro, madonna Roma c'è. Sì, grande, date un Oscar a quell'uomo. E abbiamo vinto. Ah, grande, siamo in semifinale, mamma mia. Bene, ora la Champions. Scusa, ma il campionato? A quello ci penso io, tanto siamo davanti un bel po'. Ah, bene, ottimo, meno male. Forza, mi raccomando. Ma sì, siamo andati avanti di due, cosa potrà mai succedere? Rigore loro. Zitto, devo stare zitto. Parte il tiro ed è gol. Ah, iniziamo benissimo. Forza, angolo nostro in mezzo e... oh, nada. È ancora nostra. Dai che siamo in aria. Tiro e... l'ha presa. Pensate. Palla corta. Dovevo pensarci anch'io. Ma nada. O forse no. Lancialo. Arriva. Tiro e no, anche questa. Qualcuno mi sa dire cosa ha preso il portiere? Attenzione, sono in contropiede. Aia. Palla lunga, ma fuori gioco. Oh, grazie a chiunque abbia inventato il fuorigioco. Angolo di Verratti in mezzo. Arriva Mbappé come un proiettile e gol. Sì, dai che ci dà la scossa. Forza, dammela anche a me. Sì, arrivo. Tiro e gol. Sì, l'abbiamo chiusa. E infatti siamo passati. Buona così, forza, dai. Ok, si va e... wow, si gioca con il Milan. Cosa? Non me l'aspettavo. Ebbene sì, guarda qui. Sì, ha tutta l'aria di essere San Siro. Va bene, andiamo. Occhio, c'è uno solo. Chi è? Peccate qualcosa. Ah, tranquillo. È chiuso al volo. Neanche qui riesce a far paura. Attenzione Tonali, ma presa, bravo. Li conosco, tranquillo. Ne arriva un altro. Anche questo. Te l'ho detto, non mi credi? Beh, allora pensiamo a segnare noi adesso. Ovvio. Lancia in mezzo a Mbappé. No. Una volta che la passa sbaglia, forse è meglio evitare. Altro cross nostro. Nada. Ecco, niente neanche qui. Guardami ora. Lancio. Gliela passa. No, tira. Ah, ok, tiro e gol. Se lo sapevo. Lui è così, cosa ci devi fare? E finisce così. Bene, 1-0. Ci sta, ma non abbastanza da stare tranquilli. Già. È stato difficile segnare, eh? Sì, ma ci rifacciamo subito, tranquillo. Ah, subito così? Beh, certo, cosa avevi bisogno di un invito? Beh, una mail di avviso sarebbe stata carina. Mettiamo subito in chiaro le cose. Wow, sei carico, allora tieni. Tiro e se gol. Ale, 1-0, baby. Ciao, Leo. Cavoli, è l'unico che mi fa veramente paura. Ma
chiuso, bravo. Grazie, grazie. Attenzione, sta lanciando tonali per Leo. Ah, cavoli, lo sapevo, è troppo lontano. Tiro, ma cosa? Scusami, colpa mia, ho stoppato dalla paura, ma tanto... E gol del Milan. Lo sapevo, era iniziata troppo bene. Ok, adesso è per Salemakers. Sai che lui forse posso gestirlo? Tiro e nada. Visto? Beh, te l'ha anche tirata addosso, vero? Sì, in effetti. Ok, forza, palla in mezzo di Ruiz e niente. Ci ha segnato solo una volta su calcio d'angolo, ma si può. Forse dovresti cambiare tiratore. Hai ragione, ci devo pensare. Aia, Milan in avanti. No, dai, sono ancora avanti, non devo perdere vantaggio. E chiusura, ottima. Meno male, ora sono molto più tranquillo. Altra occasione per il Milan. E dammi il tempo, però. Ah, chiusura di Donnarumma. Ah, bene, non vi potrete mai passare. Rigore per loro. Tranne così. Parte il destro di Ben Yedder ed è gol. Olè, viva. Dai, tirati su, è nostra. Va bene, allora tieni. Allora adesso uno. Cavoli, la vedo grigia. Anche la loro palla in mezzo e spazzata. Almeno quello. Occasione Milan. Dai, ma non facciamo nulla, sembra Juve Monza. Attenzione, cross, sbagliato. Oh, meno male, adesso sono un attimo più tranquillo. Oh, mamma, si va ai rigori. E ora non più. Ok, parto io, carico, e no, me l'ha presa. Oh, mi viene da piangere. Forza, dai, sì, presa grande. Oh, non so neanche come abbia fatto. Parte Mbappé adesso e parata, ma tiri centrale. Ma che ne so, credevo non se lo aspettasse e si buttasse dall'altra parte. Va bene, ora tocca a loro e parata incredibile. Non chiedere. Attenzione, parte Kamada e sei gol. Oh, andiamo così. Non era neanche minimamente rigorista. Occhio, sta partendo Leao, ma presa Donnarumma. Sì. Ah, meno male che non siamo a San Siro, se no sai che fischi. Ok, Verratti è pronto, prova il tiro e... Te è spiazzato! E non l'ho neanche tirato benissimo. Parte Sandro Tonali e... non la prende per poco Donnarumma. Ci è mancato un filo d'erba. Ok, ci siamo, rigore decisivo. Forza raga, dai, ma chi tira? Zielinski. Cosa? Non mi ricordavo neanche che l'avessimo in squadra. Oh cavoli, non sembra proprio uno specialista, eh? Dall'indicatore direi di no. Parte il tiro e... Sei gol, semifinale! Grandi raga, così! È fatta, sì! Già, anche se sono un po' dispiaciuto di aver eliminato un'italiana. Ho delle brutte notizie per te, allora. Quali? Guarda contro chi giochiamo le semifinali. No, dai, tutte, ma proprio la Juve, no! Come faccio? Bella, ragazzi. Cioè, ma io dico tra tutte, proprio la Juve. Ma sarò mosso anche da sentimenti personali. Chiederò di farla a qualcun altro. Va bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, come sempre. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ah, attivate anche la campanella, mi raccomando. Qua sotto in descrizione trovate come sempre il mio libro con il link Amazon. E datemi un secondo e saluto tutti. Bene, partiamo con i sì. Ok, saluto Dennis. Saluto Francesca Ventimiglia, contro il Massiglia, grande Vano e grande CR7 dei poveri. sì, grandi tutti e due. Grazie, grazie comunque. Anche a nome di CR7 dei poveri. Saluto Cosimo Angrisano. Vano, la prossima volta puoi fare il Napoli, così vedremo Kvara, Osimhen e CR7 dei poveri. Ci sta, sarei curioso effettivamente. Il fatto è che il PSG mi ha chiamato, quindi non so, ci vorrebbe il Napoli che chiamasse CR7 dei poveri all'interno del gioco, sarebbe più comodo, anche perché sennò bisogna ricominciare da capo. Però vediamo, qualcosa mi posso inventare. Saluto Erdi31. Ciao ad Edoardo Napolitano. Ciao a Simon Beriscia. Seguo da quando facevi Fortnite salva il mondo. È vero, tra l'altro l'ho lasciato lì. Prima o poi recupererò salva il mondo, raga. Non so quando, non so come, ma spero di riuscire. Grazie comunque. Andiamo con i no. Saluto Maurizio Arzani, complimenti per i 500k, grazie mille. Saluto Anakin Christian, penso fosse Anakin, scusami. Saluto Rosario Accardo, fai trasferire il CR7 dei poveri a Napoli. E poi saluto anche Gennaro Riccio, che sotto ha scritto sì. E a quanto pare lo vorreste al Napoli, vedo. Sono contento, mi fa piacere che vi piaccia la serie, che vorreste CR7 dei poveri in tante squadre diverse. Vediamo se lo chiama il Napoli, vi dirò, potrei accettare l'offerta, perché sarebbe interessante, sarei curiosissimo di vederlo al Napoli. Vediamo, vi farò sapere nelle prossime puntate. Saluto Antonio Flavio Violace, grande Vano, ti ringrazio, ciao. E infine, per ultimo non per ultimo, saluto Ernesto. Va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo tutti i giorni con uno o due shorts, dipende dalle giornate, quando riesco, sicuramente almeno uno, e poi mercoledì e venerdì con altri due nuovi video. Bella raga, ciao! Ok, e adesso facciamo sta seconda parte.